Buonasera amici e amici di Volonbrite, siamo qui stasera in diretta dei dialoghi sulla salute con Valeria e Elisa. Allora, Elisa, tu sei presidentessa di Contatto. Che cos'è Contatto e cosa consiste Contatto innanzitutto? Allora, Contatto è un'associazione di volontariato che si occupa di disabilità sensoriale e che si appoggia al servizio educativo per minori con disabilità sensoriale, appunto. E la nostra associazione si occupa di creare, di continuare a creare materiale tiflo didattico per integrare la didattica dei bimbi ciechi o ipovedenti. Questo perché è importantissimo che i bimbi possano sperimentare attraverso i nostri libri un modello di realtà che porterà nella loro mente la creazione di un'immagine. Perfetto. Invece, Valeria, come vengono supportate le famiglie con bambini con disabilità? Allora, vengono supportate soprattutto con un gruppo di aiuto, cioè vuol dire che altre famiglie con più esperienza, che hanno già affrontato tutto un percorso, aiutano la famiglia nuova e si instaura quindi un aiuto non solo psicologico ma anche pratico. Li supportiamo attraverso delle attività invece più ludiche, tipo i soggiorni sia estivi che invernali, che sono dedicati a tutta la famiglia, che con l'aiuto di alcuni volontari permettono alla famiglia di avere momenti di svago e soprattutto per potersi dedicare a eventuali altri fratelli o sorelle all'interno della famiglia. Li supportiamo anche con l'aiuto che diamo ai loro ragazzi, bambini con gravi disabilità, in quanto li facciamo fare attività che cercano di potenziare al massimo le abilità, seppur minime, di questi ragazzi, che possono essere dalla pep therapy alla fisioterapia che facciamo nella nostra sede, oppure la piscina, che invece ci appoggiamo al cotolengo, e via dicendo, a seconda della patologia, dell'occorrenza che ha il ragazzino o il bambino. Cerchiamo di dare un supporto a volte anche economico, perché comunque avere un ragazzo disabile con una gravità così forte è un dispendio anche economico non indifferente. Spesso un genitore deve smettere di lavorare, l'aiuto che viene dato è sempre scarso rispetto alle spese che ci sono. Quando serve diamo anche un supporto economico e un supporto anche quando i bambini sono molto ospedalizzati, per poter permettere ai genitori di anche staccare, andare a casa, eccetera, diamo un supporto infermieristico. Ok, grazie mille per l'attenzione, da Volonbrite è tutto, arrivederci. Buonasera amici e amici di Volonbrite, siamo di nuovo in diretta dai dialoghi sulla salute e siamo qui con un volontario di Disincanto, Gabriele. Allora Gabriele, come valuti la tua esperienza con Disincanto? Ciao a tutti, sono Gabriele e posso dire che la mia esperienza con Disincanto è stata una parola che mi viene in mente, travolgente. Perché travolgente? Perché la mia vita è cambiata dal momento in cui sono entrato a far parte di questa associazione. Ho trovato una seconda casa, ho trovato dei collaboratori, dei volontari che sono bravissimi, sono come una seconda famiglia per me, nonché ho trovato una cosa che mi piace effettivamente fare: stare con i bambini, organizzare laboratori per bambini disabili, occuparmi dell'integrazione dei bambini disabili all'interno del gruppo dei pari. Posso dire che la mia esperienza con Disincanto, che è iniziata qualche anno fa e continua tuttora e spero che continuerà ancora tantissimo, è estremamente positiva, proprio per il fatto che è un ambiente sano, un ambiente in cui mi piace stare e vorrei poter continuare in questa prospettiva. Ecco, ritornando al discorso di questa prospettiva che stavi raccontando, la mia domanda è: come potresti far sì che queste tue esperienze possano colpire ragazzi della nostra età o altre persone, far sì che queste persone capiscano il lavoro che tu svolgi insieme ai volontari, soprattutto far capire l'importanza, oppure far capire alle persone il perché si fanno determinate cose, associazioni, quant'altro come la tua o altre esperienze con altre associazioni, il perché? Allora, innanzitutto, per rispondere a questa domanda, penso che le parole vengano soppiantate inequivocabilmente da quelli che sono i fatti. Per capire bene come operiamo e quale sia la nostra importanza, penso che un passo necessario sia proprio il venire a trovarci, ovvero venire a vedere come operiamo, con che
con che tipo di qualità riusciamo ad operare, come riusciamo a muoverci all'interno degli spazi, all'interno della nostra associazione. Come far arrivare il nostro messaggio è proprio quello che cerchiamo di raggiungere, è proprio quella che è un po' la nostra piccola missione all'interno dell'associazione, cioè all'interno del gruppo, all'interno del nostro ambiente noi non sappiamo effettivamente come far raggiungere quella che è la nostra mission, quella che è la nostra proposta a quelli che sono i più giovani, a quelli che sono i ragazzi, perché molte volte non vedono quella che può essere una problematica che c'è all'interno di qualunque città, di qualunque paese, che c'è, è una problematica esistente, che esiste nel mondo, che è quella dell'integrazione dei bambini disabili nel gruppo dei pari. Oltre al fatto che i bambini disabili devono anche trovare un posto dove poter giocare, dove poter sviluppare le proprie competenze, le proprie capacità cognitive all'interno dei nostri spazi. Ti faccio un'ultima domanda, so che quest'anno avete svolto un'attività di Estate Ragazzi per il secondo anno di seguito, so che quest'anno è andata meglio dell'anno scorso, no? Cosa ti aspetti dal prossimo anno? Dal prossimo anno mi aspetto quantomeno di mantenere gli standard di questo anno, perché abbiamo avuto, sorprendentemente parlando, perché neanche noi ci aspettavamo un'influenza così positiva, abbiamo ricevuto dei feedback estremamente positivi ed è stata un'esperienza unica, molto divertente, molto istruttiva anche sotto certi punti di vista, e quindi per il prossimo anno noi non solo cerchiamo di mantenere questo tenore di laboratorio che abbiamo pensato quest'anno, ma cercheremo anche di migliorarlo ai limiti del possibile, al meglio delle nostre risorse, ecco. Grazie mille Gabriele, allora vi ringrazio per l'attenzione e spero che anche voi possiate conoscere Disincanto in un futuro.